come amore, A come amico, per non sentirsi abbandonato. A come altri, A come anima, Ave Maria, prendimi la mano e non lasciarmi andare via. Sono in tanti, come chi fa credere alla vita, da una forza infinita, come aiuto. Come amore, come amico. Come altri, come anima. Ave Maria, prendimi la mano e non lasciarmi andare.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Sempre nella sua vita di alleviare la sofferenza. Il compito dei medici dell'ANT e dei volontari dell'ANT è identico. I medici rispondono al richiamo della sofferenza con professionalità, con i loro mezzi da medico, gli infermieri anche, e noi volontari con tutto quello che possiamo fare, noi in maniera completamente gratuita. I medici invece necessariamente devono essere assunti con un contratto libero professionale, perché altrimenti non potrebbero dare la disponibilità 24 ore su 24. Il nostro lavoro è stupendo, è bellissimo. Noi siamo privilegiati di far parte di questa associazione. Ci piace far parte di questa associazione, ne andiamo fieri e orgogliosi. E poi, giusto perché è una cosa importante che va detta, è l'unica associazione in tutta Italia, direi anche in tutta Europa, che si avvale di un Ministero della Consolazione fortemente voluto da Sua Eccellenza Monsignor Benigno Papa. È un'esperienza bellissima, straordinaria, che diciamo
aiuta senza ombra di dubbio noi volontari ad essere di aiuto. Io vorrei che Sua Eccellenza dicesse alcune parole, passerei poi la parola pure al Sindaco e vi ringrazio. Io ho avuto modo nel corso di questi anni di rendermi conto del servizio straordinario che l'Associazione Nazionale Tumori esercita nel nostro territorio, perché soprattutto nei confronti di quelle malattie tumorali che all'improvviso si rendono presenti in una famiglia e non sempre si è capace all'interno di essa di saper affrontare la malattia stessa. La presenza di un'associazione come questa si è rivelata umanamente davvero molto arricchente. L'inizio della mia conoscenza dell'associazione è dovuta ad una lettera che un medico dell'anno, mi pare, Mariano Bruni, alcuni anni fa mi scrisse dicendo: Eccellenza, guardi, lei, noi troviamo una persona molto sensibile nei confronti della sofferenza umana. Io sono un medico, insieme a me sono degli infermieri che lavorano per cercare di guarire o curare comunque i tumori, però avvertiamo che forse c'è bisogno anche della presenza di della Chiesa che ci dia un sostegno in questo campo. E così, riflettendo sulla tradizione biblica, antico e neotestamentaria, sul rapporto Dio, consolazione, ammalati, eccetera, ho avuto modo proprio di creare all'interno della diocesi di Taranto una istituzione, cioè la parola è ministero, cioè significa un servizio, agli ammalati da parte di alcune persone che avvertono un particolare carisma di assistere gli ammalati, perché occorre un particolare carisma. Ecco, lo scopo è quello di suscitare speranza, ecco, di aiutare le persone così come se sono, senza ovviamente pensare a discriminazione alcuna, perché ogni persona va aiutata nel suo stato in cui si trova. Ecco, devo dire.